Con Rosanna Fedele, autrice e attrice dello spettacolo Siamo tutte Frida, a Roma, Teatro Arciliuto, dal 1 al 4 ottobre 2020. Rosanna, ben trovata. Ciao, grazie, grazie di questo invito. Come Sono felice presenteresti di questo lavoro? esserci. Lo presenterei innanzitutto come un tributo a tutte le donne. Siamo tutte Frida, è il titolo, diciamo che è anche un po' interpretabile volendo, così come per me lo è lo spettacolo. Chi viene a vedere questo spettacolo spero che capisca un po' di più della donna Frida Kahlo più che dell'artista. Io credo molto nell'espressionismo, nell'arte, e quindi che l'arte sia un modo, un'espressione di quello che abbiamo dentro. Questo vale tantissimo ovviamente per questa artista Frida Kahlo che ha avuto una vita molto intensa, di grandi sofferenze e anche di grandi gioie, perché comunque è una delle poche artiste che ha potuto essere famosa ancora in vita. Lo spettacolo è come se narrasse gli ultimi momenti della sua vita, ripercorre quella che è stata un po' la sua storia. Ovviamente non è un'ora e un quarto di spettacolo, non si va a fondo su tutti i temi. Io ho voluto puntare proprio sulla sua sofferenza, ma anche sul suo rapporto con Diego Rivera. Anche qui un rapporto interpretabile, quello che viene definito nei libri un grande amore. Ecco, vediamo fino a che punto era un grande amore, diciamo, comunque una differenza di età molto grande, un rapporto molto travagliato, sicuramente un rapporto molto infedele da entrambe le parti. Quindi anche qui c'è un'interpretazione. È uno spettacolo nel quale il mio mezzo espressivo è sia nella recitazione, ovviamente, ma anche nel canto e nella pittura. Io sono una cantautrice e quindi ho scritto anche dei brani. Diciamo che è come se fosse un musical, no? Quando il pensiero diventa canzone. Sebbene parte dei testi siano liberamente tratti da un monologo scritto da Pino Cacucci, Viva la vita, attraverso i brani invece diciamo che io do un mio pensiero, una mia interpretazione di certi fatti che riguardano la vita di Frida. Siamo tutte Frida, chi verrà a vedere lo spettacolo capirà che anche nella ricostruzione del personaggio c'è un'interpretazione in chiave moderna, ma insomma non raccontiamo proprio tutto, no? Certo. Lasciamo un po' di spazio. Ti posso dire che la regia è di Andrea Sarafa e Zavala, regista più cinematografico che teatrale. Apro parentesi, anche mio marito, quindi lavoriamo spesso insieme, che ha capito, ha cercato di interpretare anche questa mia visione di questa donna. Ed è anche interessante che la regia sia fatta da un uomo quando comunque la narrazione è proprio di un contrasto, no? Tra uomo e donna, di un rapporto complicato, difficile, travagliato, insomma, come lo vogliamo definire. L'intero spettacolo è stato possibile grazie a un team, no, di professionisti che hanno creduto in questo progetto, a partire appunto da Andrezzo sicuramente, ma anche dall'arrangiatore dei brani, che sarà con me in scena al pianoforte, Paolo Bernardi, che ha arrangiato i brani scritti da me, ma anche composto delle musiche addizionali egregiamente. Quindi c'è molto, molto, molto pathos in questo spettacolo. Le scenografie sono studiate da Alessandro Baronio. Anche qui ho usato delle metafore, quindi una scenografia molto essenziale, ma di grande impatto, senza parlare poi di tanti partner che sono entrati a collaborare per rendere questo spettacolo possibile, no? Perché quando non c'è una produzione enorme dietro, c'è bisogno che più persone credano in un progetto. E sono sicura che al di là dello spettacolo, che possa piacere o no, chi verrà a vederlo troverà uno spettacolo di buon livello, completo, ben costruito, ben impacchettato. Un musical in versione mignon, come si possa dire. Ci dai i riferimenti web per saperne di più? Al sito del Teatro Arciliuto troverete tutte le informazioni per quanto riguarda orari e tariffe. Sono 4 giorni di spettacolo, ma il sabato e la domenica, il 3 e 4, ci saranno due rappresentazioni, una alle 19:30 e una alle 21:30. Ovviamente chi conosce il Teatro Arciliuto sa che è un teatro piccolino e quindi le restrizioni dovute al Covid sono garantite le distanze di sicurezza, quindi chi acquista un biglietto in realtà
tra virgolette, acquista due posti, perché adesso accoglierà la metà dei posti, quindi è consigliatissimo prenotare. Siamo contenti di essere tra i primi, diciamo, a tornare a fare un po' di teatro, sperando che qualcuno ci dia fiducia, che abbia la volontà di uscire e venire a provare a rivenire un po' a teatro, perché adesso dopo questo grande fermo sicuramente il teatro, forse come il cinema, ma vorrei dire ancora di più, è stato sicuramente molto penalizzato. Tanti progetti si sono fermati, questo stesso era previsto che andasse in scena ad aprile, ovviamente è stato tutto posticipato. Digitando su internet Siamo Tutte Frida escono con tutti i riferimenti. C'è una parte recitata, c'è una parte cantata e poi ci saranno anche delle performance pittoriche, perché ovviamente ho voluto anche rappresentare questo bisogno di espressione che qualsiasi artista ha nel momento in cui si deve esprimere, anche attraverso la pittura, attraverso il canto, attraverso qualsiasi arte o qualsiasi mezzo espressivo. Quindi diciamo è uno spettacolo molto poliedrico, se si può dire. Siamo Tutte Frida a Roma, al Teatro Arciliuto, dal 1 al 4 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Rosanna Fedele. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Vi aspetto e fateci sapere ovviamente che cosa ne pensate. Siamo aperti a tutte le interpretazioni e siamo molto curiosi di sapere che effetto